15.000 mi piace, vi porto in un altro posto particolare. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò con me in una nuova avventura. Esattamente in questa camera non ci devo fare assolutamente niente, tranne che vi volevo mostrare il mio nuovo compagno di viaggio per questa nuova avventura, appunto, immersi nella natura. Andiamola ad aprire. Qui troviamo le Buds Air 2 e qui il nuovo GT Neo 2 di Realme. Tra l'altro il box troppo bello. Andiamolo ad aprire. Forse ci mettiamo più comodi che è meglio. Ok, luce. Perfetto. Girando su internet ho visto una camera d'hotel in un posto stra particolare. Da piccoli, quanti di voi hanno sognato di avere una casa sull'albero? Ebbene sì, ragazzi, in questo video vi porterò con me nella casa dell'albero più grande d'Europa, che si trova proprio qui in Italia. A volte girare su internet fa bene, scopri cose che non pensavi di avere. Carta levata, andiamo a vedere. Ok. Here, welcome to Realme family. Eccolo qua, ragazzi, il nostro bestione. Olè, colore assurdo. Andiamo a levare la pellicola. Wow, che figata. Tra l'altro assieme abbiamo anche la cover e il super carica batterie, che ti carica in pochissimo tempo tutta quanta la batteria del telefono. Però all'interno ci hanno dato anche le Buds Air 2, che ovviamente non lasceremo chiuse neanche queste. Olè. Anche queste con un colore spaziale. Guardatele qui, ragazzi. All'interno sono fatte in questo modo qui. Right and left. Tra l'altro volevo darvi alcune nozioni riguardanti questo telefono. Volevo parlarvi del design, l'ho messo in carica, tra poco lo rimetterò. Curvatura di 52 gradi, 8,6 mm di spessore, quindi come potete capire è davvero finissimo. E tra l'altro ha la finitura dual glass tone. Come vi ho già detto anche per gli altri Realme, il display è una bomba. AMOLED E4 a 120 Hz e display da 6,62 pollici. E quello ce lo portiamo in viaggio con noi. Mi sono preso in testa questo. Capello bianco di gioia. Bello. Non l'ho staccato, l'ho tagliato. Comunque siamo appena arrivati a Viterbo e abbiamo tipo altri, penso, 40 minuti di viaggio per arrivare al posto in cui dovremmo andare. È tipo imbucatissimo. Buongiorno. Grazie. Dobbiamo andare all'agriturismo a 40 minuti da qua. C'è praticamente il proprietario del posto che mi ha appena rimproverato. Cioè, in realtà ha rimproverato il taxi perché non ci ha portato fino a dentro. Buonasera. Perché era chiuso, quindi io ho detto... No, io la lascio sempre chiusa. C'ha ragione. È una casa, si suona, e dice, sono arrivati gli ospiti, così via. Venga su, perché è già qui. Comunque, ben arrivati. Lasci pure qui la valigia, tanto dopo siamo qua vicini. In treno a Viterbo sono andato in treno. Allora, ragazzi, siamo arrivati. È un posto stra silenzioso, veramente si sentono solo gli animali, in questo caso la pioggia, perché sta appunto piovendo. E volevo farvi vedere un piccolo tour, insomma, di questa casa sull'albero. Intanto l'accoglienza è stata, ragazzi, da 10, perché ci ha spiegato veramente tutto di come sono fatti gli arredamenti all'interno della casa sull'albero. Poi ci ha spiegato che quella casa che vedete lì era l'unica cosa che c'era in mezzo a questa, diciamo, distesa, e poi tutto il resto è stato fatto, insomma, a mano. Qui ci verrà servita la colazione di ogni mattina, che poi sarà alzata e portata lì. Direi che possiamo salire. Comunque, wow, merita davvero sto posto, troppo troppo figo. Qui ci abbiamo una donzella che ci accoglie sempre. Buongiorno. E questa, ragazzi, è la vista clamorosa che avete da sopra.
questo sembra un po' la terrazza della casa che poggia su un pino. Non c'è detto di quale anno, ma vedete è qualcosa di incredibile. Venite con me. Girando dall'altra parte, dall'altro lato della casa, abbiamo quella lì coperta. È praticamente una piscina. D'estate, secondo me, venire qui per il periodo maggio, a parte che avete tutti i campi di lavanda, un botto di ettari di lavanda, quindi avete questo viola trafigo da vedere, e poi in più avete la piscina, potete fare il bagno, che comunque, voglio dire. Ora vi faccio venire com'è all'interno. Toc toc. Eccoci qua, ragazzi. Allora, luci. Rex, accendi le luci. Qui intanto troviamo il primo sintomo di tecnologia, ovvero una televisione, che penso sia una delle poche cose. E in più, chi ha ideato questa cosa qui, questa casa, non ha voluto tenere le casse della televisione, ma c'è un impianto Bose. Come vedete qua c'è il subwoofer, poi ad ogni angolo della casa ci sono insomma le casse. Di qua invece abbiamo questo piccolo divano che la mattina potete rumarvi i maroni guardando questo grandissimo paesaggio. Di qua vabbè, abbiamo tutto il letto che va a riprendere il viola della lavanda. E in più, ragazzi, la cosa strafiga secondo me è questo qui. Le mattonelle ci hanno detto che sono fatte con acqua, terra e aghi di pino. O, anzi no, aghi di abete. Questo materiale qui è unico al mondo perché è stato progettato dall'architetto che ha creato questa casa sull'albero. Poi non vi ho detto, ma da fuori praticamente, da qui non so se si vede, però c'è un'altra casa sull'albero che è molto più spartana, quindi non c'ha nulla di tecnologico. Questa qui è stata costruita con ovviamente robe più tecnologiche, quindi come potete vedere prima la televisione. Andando da questa parte, qui abbiamo vabbè un angolo che ho imparato a non toccare, perché l'ultima volta che siamo andati 60 euro champagne, chips 2 euro, vabbè, meglio di 12 euro, meglio di... Allora, l'altra volta che siamo andati praticamente nell'hotel quello davanti al Colosseo, non so se avete visto il video, comunque andatevelo a ribeccare sul canale, ho dovuto praticamente al checkout raccontare una cavolata e dire che ho preso molta meno roba rispetto a quella che abbiamo consumato, ovvero tutto. Quindi probabilmente non toccheremo niente di qua, perché l'uomo impara in questo modo. Poi qui abbiamo la silvoterapia, e praticamente ci ha spiegato che se noi leggiamo tutto questo papiro di cose scritte, domani mattina vi porterò a fare un percorso con me in mezzo alla natura, e sarà un percorso sensoriale, e tutte le cose che sono scritte qua poi le ritroveremo insomma in questo percorso. Poi magari dopo ci darò una letta e domani vi spiegherò un po' di robe. E qui invece abbiamo, guardate cosa ragazzi, una porta scorrevole automatica che non ho mai visto su una casa sull'albero. E qui abbiamo la parte acqua, ovvero il bagno. Qui c'è una doccia ultra mega enorme che si apre da questa parte. Qui ci possono stare benissimo anche 3 persone contemporaneamente, probabilmente. Le docce grandi sono la cosa migliore da trovare in un hotel, o comunque in una stanza per dormire. Qui abbiamo questa, la particolarità di questa finestra che si apre, guardate come stucco. Figata. Poi fanno tutto in legno così. Vabbè, qui abbiamo il bidet, qui abbiamo il cesso, il rubinetto, che figo, fa tutto in vetro. E andando da questa parte ritorniamo a dove eravamo prima, ovvero la stanza da letto. Comunque non so se riuscite a vedere, ma lì è l'altra casa sull'albero che vi dicevo, un po' più spartana. Dopo comunque andremo a cena, perché io non ho la patente e Gioia ha preso la patente da meno di un anno, quindi non sappiamo veramente come muoverci per arrivare fino a qua. Infatti è stato veramente un'impresa arrivare fino a questo posto, e appunto il proprietario gentilissimo ci porterà in un ristorante, poi ci verrà anche a prendere dopo mangiato. Il nuovo neo green comunque è ispirato al colore del futuro, ovvero il mint, che unisce scienza, tecnologia e natura, ed è proprio per questo motivo che vi ho voluto portare con me in questo viaggio in mezzo alla natura. Ok, siamo pronti per uscire andare a cenare. Però siamo in un posto abbastanza particolare che non ho scelto io, come vi ho detto prima, l'ho scelto il proprietario. Tipo se vai dentro quel buco là non so dove vai a finire. Però è tutto fatto di roccia. Si è eccitato un po'. Grazie. Buono questo. Mi sono dimenticato di farvi vedere, però è arrivata anche la carne, quasi finita, perché era veramente
molto poca e molto buona. Comunque ragazzi, siamo un attimo usciti a prendere una boccata d'aria. Ho un commento da fare sul ristorante, nel senso che le quantità le portate erano tra virgolette poche. Sono abituato agli altri ristoranti che ti portano piattoni di pasta eccetera, però probabilmente non erano neanche 100 grammi di pasta. Questa cosa mi è calata un po', però era tutto buono. Sono appena rientrato, abbiamo finito di cenare tutto. Detto questo, metto solo le coperte, prendo sonno e ci vediamo domani che vi faccio vedere la colazione come arriva. Ragazzi, buongiorno. Questa è la vista che ho questa mattina. Sta arrivando il bomber a portarci la colazione. Eccolo lì, più grande. Quante cose ci ha portato da mangiare? Comunque, sveglia molto presto. Ecco la famosa cassetta che vi dicevo ieri. Mamma mia, pure io da baltare tutto. Cioè che poi pesasse poco, eh. Occhio all'acqua calda e tutto. Ok, salvato tutto. Prima ovviamente di mangiarsi questo ben di Dio, voglio ovviamente catturare questo momento. Lo facciamo con la modalità film. Come vedete ragazzi, sono pronto per andare a fare la camminata che vi dicevo ieri, appunto immersi nella natura. È tipo un chilometro e qualcosa, saranno circa mezz'oretta, 40 minuti di camminata e vi faccio vedere cosa incontriamo nel percorso. Comunque ci spiega il proprietario che questa qui, ragazzi, che vedete, è tutta pietra lavica. Infatti qui vicino c'è il lago di Bolsena, che è il secondo lago più grande di origine vulcanica in Italia. Allora ragazzi, da qui inizia il percorso e io ho le scarpe bianche e grigie, quindi sarà tutto un percorso fatto sull'erba. Cioè io posso dire ciao a queste scarpe. Che suolo che c'è, tutto arido, tutto sporco. Poi ieri comunque ha piovuto e quindi bel problema. Dicevo ieri, ci sono ettari e ettari di terre con la lavanda. Questo qui ovviamente non è il periodo per vederla fiorita, però una bella foto ce la faccio lo stesso. Certe volte serve veramente fare dei percorsi immersi nella natura, soprattutto chi vive magari in città, che sente sempre rumori industriali, macchine, cioè sentite questo rumore qua. Lì giù, se vedete, c'è tipo un ruscello. Wow, che figa. Dovrei attraversare questo corso d'acqua senza bagnarmi. Well done. Porca puttana, quanta cazzo di fatica sto facendo. Tutto in salita. Comunque mi sono appena accorto che abbiamo sbagliato tutto il percorso e probabilmente adesso ci siamo rimessi nella strada giusta. Cioè peggio ancora per le mie povere scarpe. Comunque mi mancava da un po' essere immerso sulla natura, dove proprio sei solo te e rumori e basta. Niente, l'ha conquistata. E poi a volte trovi una porta in mezzo agli alberi. Vai Gioia, apri quella porta. Wow, una terrazza. Terrazza vista Duomo. Non molto da stabile. Oh, Harry! Ok signori, siamo ritornati alla base. Arriva la casa. E questo è il risultato delle scarpe per andare in mezzo alla natura. Però ne è valsa la pena, devo dire. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, a 15.000 mi piace vi porto in un altro posto particolare per andare a dormire. Ovviamente nei commenti fatemi sapere anche voi se avete qualche idea strana e pazza da fare. Vi lascio in descrizione tutte le informazioni per il telefono di Realme. E niente, ci becchiamo ad un prossimo video.